si ferma la striscia delle sei vittorie consecutive dell'Avellino che pareggia contro il Virtus Francavilla al Partenium, Virtus Francavilla che era reduce da 5 punti di fila che riesce a strappare un punto con l'impianto di Conrad Azzopponi. Avellino che nel primo tempo è stato un po' sottotono, soprattutto nei primi 20 minuti, quando ha preso poi anche il gol del vantaggio degli ospiti della squadra pugliese. Poi c'è stata la reazione, una traversa da parte di Palmiero e inizio secondo tempo è stato subito trovato il gol anche in maniera fortunosa e poteva far presagire un'ennesima rimonta da parte dei lupi. Avellino che ci ha provato fino alla fine, non con la convinzione che abbiamo visto con le altre partite, con il Monterosi, con il Cerignola, ma è stata comunque una squadra che ci ha provato senza comunque troppa convinzione rispetto alla partita. C'è da dire che questo potrebbe essere un pareggio che comunque può servire perché bisogna tornare con i piedi per terra, bisogna tornare con l'umiltà che c'era stata nelle scorse settimane, prima della vittoria di Catania, quando poi si era scatenata la festa, si era scatenato l'entusiasmo e l'euforia e magari questo pareggio può riportare un po' tutti con i piedi per terra. Dal Partenio, quindi l'Avellino, il Francavilla pareggio 1-1, finale un po' caotico, un po' di nervosismo. Arbitro contestato, in effetti è stato uno dei peggiori, è stato un protagonista negativo, ma l'Avellino deve ripartire da qui e provare nuovamente a tornare con i piedi per terra e rasserenarsi senza dimenticare il punto che è stato ancora molto molto.